Ben ritrovati, buonasera, torna l'appuntamento con Social Channel. Vi eravate dimenticati di noi, ma noi siamo tornati ancora una volta più carichi di prima, appuntamento estivo e insieme a me, ovviamente, non ci sono soltanto i tipici elementi da bagno, come salvagente, il secchiello, ma c'è anche la classica bionda da spiaggia, ossia Chiara Perale. Ciao Chiara. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Fernando, c'è sole qui, vedo delle luci, vedo del sento del calore, ci siamo immersi in questo social channel estate, Sì, amici, adesso me li tolgo però è il perché non caso. vedo la telecamera. Buonasera, allora iniziamo così questa diretta serale noi di Esatto. social channel. Insomma, abbiamo promesso che saremmo tornati, siamo tornati più vivi che mai Più e più vivi che carichi che mai. mai per vivere insieme la nostra estate, insieme alla vostra. Sì. Perché? Perché ci sarà tantissima interazione, almeno ce lo auguriamo, con voi, grazie ai social network, Facebook, Twitter, Instagram. Insomma, d'estate si fanno tantissime, tantissime foto, quindi vi invitiamo a mandarci tutte le vostre foto, tutti i selfie, come abbiamo fatto io e Fernando oggi, insomma, Sì. siamo andati lì. Allo stadio pensando di essere al mare, in realtà Non era un c'eravamo per mare un po' nulla. verdastro, devo dire, però insomma stavamo sognando così di essere in spiaggia, ma soprattutto per darvi quell'input, per farvi tanti selfie, perché noi li attendiamo, e poi ovviamente tantissime notizie che arrivano dal mondo del web e noi andremo così a Scandagliare, frugare, a a frugare e scandagliare, scandagliare. sì. Tra l'altro, Cosa fanno questi giocatori, dove vanno i VIP in vacanza, insomma, ci più ce ne divertiamo così, no? Ci metta. divertiamo a farci i fatti degli Ma noi altri. ci Ci divertiamo sempre così con divertiamo gli così. altri, è Tra così. l'altro, andiamo a farci davvero i fatti degli altri. Andiamo Sì. da Massimo Campazzo, che è a Mortigliano, a seguire per noi Massimino. la partita dedicata a Stefano Morangone, un memorial molto interessante, dove ci sono tante vecchie glorie. E ora, insomma, non se la prenderà Valerio Bertotto quando lo definisco vecchia gloria, ma Assolutamente. insomma, è uno che ha fatto la storia dell'Udinese ed è proprio in questo momento insieme a Massimo Campazzo, al quale do la buonasera. Ciao Massimo. Buona serata a te e a Chiara, la bionda da spiaggia come l'hai chiamata, è suggestivo come epiteto, poi andremo a sviscerare durante quest'ora insieme. Nel frattempo giro il saluto anche a Valerio Bertotto che sul gloria va bene, è il vecchia che tutto sommato, no? Sì, ok, non siamo proprio di primo pelo, però proprio vecchia, non ancora, dai. Non ancora, allora salutiamo Valerio, il capitano. E tra l'altro l'Udinese in questo quinto trofeo per Stefano Marangone è in vantaggio, gli All-Star bianconeri, gli All-Star bianconeri sono in vantaggio. Gol di Paulino Poggi su azione insistita, fine primo tempo di Gianfranco Cinello, schierato ala sinistra, una cosa curiosissima. Abbiamo visto anche Alessandro Calori centroavanti, quindi voglio dire, veramente di cose particolari ne abbiamo viste stasera. Azione insistita, assist in mezzo, gol di rapina, un gol non da Paulino, che gol facili in carriera, spesso e volentieri non li facevo. Non è vero, faceva quelle difficilissime, ma ben ben, insomma, sono serviti un pochino, soprattutto ai tifosi friulani, a noi che in campo si godeva delle sue qualità. Senti Valerio, sei in borghese perché come i veri ti sei fatto male. Sì, e purtroppo sì, giocando a tennis, che è diventata la mia grandissima passione, sabato mi si è girata la caviglia, ci tenevo a essere qua come ogni anno. Sono venuto lo stesso perché comunque al di là dell'evento sportivo che insomma che può essere bello per le persone che magari ti rivedono giocare, ma siamo qua per onorare sicuramente un qualcosa di più grosso, di più importante e riuscire a dare un contributo per quello che nelle nostre possibilità, nelle nostre capacità, ma sì, ritengo che riuscire comunque a radunare un po' di gente che possa a loro volta far passare il messaggio che questa malattia deve essere assolutamente attaccata frontalmente. È un messaggio forte e noi puntualmente siamo qua a ricordarlo. Bravi perché siete veramente in tanti da una parte e dall'altra, abbiamo una rappresentanza molto nutrita in considerazione del fatto che una malattia del genere non può averla sempre vinta, anzi a un certo punto bisogna mettere una pietra, un punto fisso e andare a ripartire. Parlando di calcio, cosa c'è nel futuro di Valerio Bertotto? Una fine abbastanza netta con il passato recente e adesso? Dopo una fine c'è sempre un inizio, no? Ora ho concluso la mia splendida avventura con la Lega Pro, con la guida della nazionale di Lega Pro. È stata personalmente un'esperienza favolosa, mi ha dato la possibilità di testare tante cose che avevo in testa, appunto, di valutare se
il mio futuro poteva avere un risvolto in questo settore qua. E ti dico di sì perché ho valutato tante cose, quindi adesso queste cose che ho programmato, che ho testato, che ho valutato, voglio che si concretizzino con una squadra mia. Una panchina, pertanto... Non giocatori da vedere un tot ogni tanto, vederli tutti i giorni. Tutti i giorni, avere un obiettivo serio, avere una società che programma, e questo è quello che desidero fare, quindi mi auguro di poterlo fare presto. Ultima considerazione, da un bianconero del passato recente, un bianconero attuale, l'Udinese, che si è appena separata, non ha esercitato il diritto di opzione con Andrea Stramaccioni. Considerazioni su quello che è stato l'anno, e è presto per dirlo perché sappiamo che il mercato dell'Udinese è in divenire, che tipo di anno ti aspetti? Nuovo stadio e via andare. Beh, per quanto riguarda il mister, credo che insomma sia stata una stagione comunque positiva, perché sono riusciti a portare a termine la stagione con l'obiettivo che era quello iniziale, cioè di portare a casa la salvezza, e questo ovviamente deve essere un dato imprescindibile. È stata una stagione non proprio felice sotto l'aspetto della qualità, no? del gioco e dell'idea che si voleva probabilmente proporre. E ci sono state tante difficoltà sicuramente, però è chiaro che questa società e questa squadra merita di avere un palcoscenico decisamente migliore. Ecco, l'asticella ritengo per la qualità proprio della società debba essere alzata. E hai citato prima lo stadio è un pezzo da 90 che sicuramente farà la fortuna ulteriore di questa società, e giocare all'interno di una struttura così tutta tua, per il 95% che tifa Udinese e lo senti, sicuramente varrà punti importanti, e quindi è quello che l'augurio di tutti quanti. Ecco. Ringraziamo Valerio Bertotto, ne avremo tanti di giocatori al nostro microfono, sono ancora in campo, vediamo di recuperarne qualcuno in borghese. Massimo! E torneremo immediatamente da voi. Massimo, non Massimo! Avremo catturato qualcun altro. Dimmi Fernando! Volevo dire... Dimmi tutto, eccomi qua. Valerio si è fatto male, ma non è che mi sarà diventato un po' mollo? Ai ai ai, continuano le provocazioni da studio. Giro. Non accetto provocazione. Non accetta provocazione. Tanto so già dove vuoi andare a sbattere. Si è fatto male, ma non è che sarà diventato un po' mollo? Non sono mollo, caro Fernando. Sono belle cose. Se volete mandatevi degli sms fra di voi, perché c'è gente a casa che non capisce questo vostro duetto. No, insomma, come no. Lo sveleremo fra un quindicina d'anni, quando sarà il momento. Bene, grazie Fernando. Tutto ciò è bellissimo, ragazzi. Ciao Massimo. A dopo, io chiuderei qua. Tra poco. A dopo, ciao. Ce l'ho fatta finalmente a far dire a Valerio Bertotto mollo, l'imitazione di Mister Malesani, non voleva farla Bertotto, però insomma è il numero uno in questo campo, e quindi bisogna dare spazio al talento, cara Chiara Perale. Allora, da dove vogliamo partire? Da Blatter. Facciamo così, partiamo da Blatter, scandalo FIFA, Blatter si è finalmente dimesso, finalmente, perché insomma era un po' il volere comune. Tante cose che non andavano, chiedo magari anche alla regia, che ha già preparato il nostro saluto a Josef Blatter. Io però prima voglio un attimino leggere le parole dello stesso presidente, ex presidente della FIFA, che dice: lascio per il bene del calcio, però occhio che sono arrivate poi subito le dichiarazioni dell'FBI con una direi un termine abbastanza indicativo, bravissima, è indagato, quindi insomma potrebbe anche... Vedrò un rastrello. Mi stai rastrellando le parole da bocca che non vengono fuori. Comunque è indagato, insomma, Josef Blatter, si è dimesso per questo. Nel frattempo io ripongo il rastrello nell'apposito contenitore, e io voglio ricordare Josef Blatter in un modo spettacolare. Chiedo subito alla regia magari di lasciar partire proprio quello che è stato per noi Blatter. Ecco, guardatelo, questo uomo meraviglioso come... dimenava il bacino e muoveva gli arti superiori a tempo. Cercava di far ballare anche la dolce donzella, ovviamente non riuscendoci, e poi qui, fantastico. Quando ha detto, in Africa, là non ci sono riuscita, andiamo in Africa. Quando si ricongiungeva con gli spiriti grandi dell'Africa, ballando al ritmo, e poi ovviamente, lo ricordiamo così, il giorno in cui venne eletto nel 94, cadere nel vuoto
ed è tornato lì, insomma, è tornato lì sul fondo il nostro Blatter, l'aveva assaporato solo per un attimo. Eccolo qui di nuovo al rallentatore, quest'uomo meraviglioso che nel tentativo di stringere la mano a un dirigente cadeva inesorabilmente verso il vuoto, poi però tutto bene per lui e lo rivediamo anche mentre la sua mano viene sollevata verso l'alto, era il giorno della sua elezione, già da lì, cara Chiara, si poteva capire molte, che non sarebbe andata benissimo. Io però ancora su... Già male alle mandibole, sì. Quindi iniziamo bene. Già lì avremmo capito, si doveva capire insomma che forse il periodo Blatter non sarebbe stato dei più belli, però occhio che a Blatter potrebbe succedere una vecchia conoscenza del calcio bianconero, che stavolta è davvero vecchia, non come Valerio Bertotto, ma parliamo di Arthur Antunes de Coimbra, in arte Zico. Ma sempre molto attuale. Sempre attuale, Zico. Che si candida alla presidenza della FIFA, l'ex fuoriclasse ludinese, lo leggiamo dall'edizione online del Messaggero Veneto, mentre vedo pronto il nostro Massimo Campazzo con De Agostini. Io però, prima di cedergli la linea, gli dico: la mia vita è sempre stata nel mondo del calcio, è una passione, non ho ancora alcun supporto, ma posso correre. Queste le parole di Zico relativamente ad una futura presidenza della FIFA. Ci auguriamo che assolutamente l'ex bianconero possa davvero salire sul tetto della massima istituzione per quanto riguarda il calcio mondiale. Andiamo a Ci ricolleghiamo Mortegliano. Con Mortegliano, sì. Massimo, a te. Eccoci qua. Sono con Stefano Pellegrini, terzino dell'Udinese e non solo. Tra l'altro, permettetemi una cosa, siccome ci sto attento a queste cose, è uno degli uomini meglio vestiti, più eleganti d'Europa. No, è vero, ti becco sempre in giro per Udine, ogni volta impeccabili, anche stasera, assolutamente impeccabile, malgrado i 35 gradi all'ombra. Buonasera Stefano. Ciao, buonasera. Tu sei un abitué da queste parti. Sì, è una questione di non si può dire di piacere, ma è il minimo che si possa fare essere presenti a queste manifestazioni, a queste serate. Speriamo di esserlo ancora per tanti anni. Appunto, tra l'altro si diceva prima con Valerio Bertotto, avete risposto in parecchi, ci sono tanti giocatori con acciacchi, qualcuno che è venuto, qualcuno che si trascina in campo perché non ce la fa ma gioca comunque, è venuto, Valerio Infortunato è venuto lo stesso. È la maniera migliore per, secondo me, significare come c'è la volontà di, non dico di fermare, ma di prendersi sicuramente sul serio una malattia che soprattutto, non solo nel mondo del calcio, ma soprattutto nel mondo del calcio, ha fatto parecchie vittime. Ribadisco il concetto, è la minima cosa che noi fortunati possiamo fare, quella di esserci, presenziare, poi chi è in grado di farlo ancora o ha voglia di farlo ancora giocando, coglie l'occasione per divertirsi e fare la famosa sudatina. Chi invece ha solo il piacere di essere presente per rendere omaggio a Stefano, è bene che lo faccia con continuità. Prima di darci il collegamento, gli amici a studio parlavano di quello che sta succedendo ai vertici FIFA, il terremoto, dimissione di Blatter, FBI sulle tracce, cose incredibili a pensarci rispetto al calcio di qualche tempo fa, di quando giocavi. Ma la tendenza a questo punto diremmo globale è veramente che quella di un mondo, quello del calcio, che sta andando sempre più in ottica business. E di conseguenza la realtà è che dove c'è business c'è anche il malaffare. Purtroppo si manifesta a tutti i livelli, in tutti i settori sociali, lavorativi. È un male dell'uomo che non riesce a debellare perché si è sempre spinti a cercare guadagni superiori a quelle che sono le necessità della vita. È una malattia dell'uomo, purtroppo. Infatti, ultima considerazione, parliamo di calcio giocato. La finale di Champions League si avvicina. Barcellona da una parte, Juventus, Italia quindi dall'altra. Problema Chiellini, problema Barzagli per la Juventus. È assolutamente sbilanciata questa sfida, secondo te, o tutto sommato giocabile? Penso che ci possano essere due chiavi di lettura della partita. Se la Juve è in grado di tenere testa nella prima fase della gara, secondo me potrebbe avere delle chance importanti per vincere, nonostante ovviamente i favoriti siano gli spagnoli. Però sono molto fiducioso sulla capacità difensiva della Juve.
e poi se non prende un'imbarcata, e questa è la seconda chiave di lettura della partita, se non prende un'imbarcata tipo Italia-Spagna finale. Oppure anche l'Under 21 Italia-Spagna finale, se non prende un'imbarcata del genere, alla fine penso che possano tenere testa e uscirne anche vincitori i colori italiani. Ringraziamo Stefano Pellegrini, grazie Stefano. Nel frattempo ha raddoppiato la formazione bianconera, sempre con Paolo Poggi. Probabilmente mentre stavamo parlando c'è stato un altro gol. Non me lo sono perso perché o guardavo l'ospite o guardavo la partita. Nel prossimo collegamento, parola di Lupetto, vi facciamo sapere il risultato preciso. Perfetto. Bravo Campana, Lupetto fuori corso, insomma. Sì, vabbè, insomma, è un Lupetto con un bel pelo. No, non ti sentiamo per fortuna, Campazzo. Ripeti. Meglio. No, mi è andata via la voce, non riesco più a ripetere, non mi ricordo, la memoria a breve termine se n'è andata col tempo. Va bene, allora ti diamo un po', ti diamo qualche minuto per racimolare i pensieri che sono andati via. Noi abbiamo visto prima come è caduto nel vuoto Blatter. Era, è così, il 1900... ragazzi, dovete abituarvi adesso, sì, l'estate è abbastanza così. Da queste parti è così. Siamo carichi come delle mine, anche in maniera piuttosto immotivata. Comunque, era il 95 quando Blatter cadeva nel vuoto, però sono passati 20 anni e c'è già il suo erede, non parliamo... della FIFA, ma di un'altra caduta straordinaria che c'è stata recentemente. Era il presidente della Federcalcio australiana. Chiedo anche alla regia di far partire la macchia. Eccolo qui prontissimo. Questa squadra che ha vinto il campionato. Mamma c'è mia! Stata questa caduta nel vuoto da parte del presidente della Federcalcio australiana. Non si è fatto nulla, per fortuna, tra l'altro. Sono inossidabili questi presidenti. Esatto, questi vecchi, credevo. No. Sono chiaramente inossidabili, no. Sono pieni di risorse, direbbe qualcun altro. Ecco che ritorna. È incredibilmente. E tutti gli chiedono se sta bene, se lo toccano. Sì, ha fatto una caduta eccezionale, che adesso ci rigustiamo, cara Bella. Ce la rigustiamo, la direi, sì. Anche magari in religioso silenzio, è tutto ok, qui ci sta di nuovo la riconsegna del premio che prima era sfuggita per i però motivi. Però lo stanno tenendo in tre il premio, perché insomma che non vorrei... Tratto, in due, come puoi notare, trattengono anche il signore anziano. Se cade il premio, è un bel guaio. Sì. Eccola qui, ora ce la rigustiamo di nuovo. Questa caduta, wow. A me fa impazzire. Vedi come hanno tenuto il premio, però lui l'ha lasciato cadere. È bellissimo come lui prima di cadere cerca strenuamente di attaccarsi alla vita tenendosi aggrappato al premio, che però ovviamente non può tenerlo in vita. Insomma, sono delle belle storie di calcio e di vita che andiamo... Quando gli oggetti purtroppo valgono più delle persone. È vero. Piuttosto che trascinare il trofeo con sé, ha preferito cadere nel vuoto da solo. Sì. Noi adesso vogliamo parlare della partita del cuore. Va bene, sì, così. Ti vedo un po' incerto, però parliamo della partita del cuore. Siamo pieni di argomenti. Tantissimi. In questa siamo sera. Pregni. Pregni di argomenti. Ieri c'è stata la partita del cuore, sì? Che però... non ha avuto così tanto cuore in campo. No, c'è infatti stato... mi ha dispiaciuto tantissimo, sì. Ti dirò la verità, perché almeno dici, no, tra tutte le notizie che si sentono nel mondo del calcio, almeno la partita del cuore, che è proprio la partita di calcio, la partita dei, possiamo dire, se noi dobbiamo vederla in piccolo, non so, tipo un Fernando Siani contro Stefano Giovanpietro. Insomma, era... No, tra amici comunque, una partita bellissima. Diciamo esatto, così. E invece anche in questa occasione c'è stato purtroppo qualcuno che... Si è fatto un attimino fatto prendere dall'embolo. La lingua. E non solo, insomma. È successo solo qualcosina di brutto. Era una partita che riguardava la Nazionale Cantanti con le glorie della Juventus. Sì. Si giocava alla Juventus Stadium. Allora andiamo a vedere cosa è successo. Proprio fresco, Piero ha dato tantissimo sulla fascia sinistra. Però il ragazzino è bravissimo. È finito il volo. Finito. Ci serve il secondo volo. Attenzione, Fabi. Ne abbiamo addirittura tre. Fabi può provare. C'è la deviazione. Bravo. Calcio d'angolo. Posso dire una cosa? Sì. Mi è piaciuto molto Redmond che ha fatto l'applauso a Moreno, che l'ha un po' beffato. Se fosse stata una partita vera, la seconda entrata gli avrebbe staccato i talloni. No, non ha detto che non succede. Non ha detto che non succeda ora. Che c'è?
Ma è successo che Edward ha fatto un fallo a Moreno, credo, a qualcun altro Nazionale Cantanti che l'ha presa bene. C'è un po' di polemica, c'è un po' di polemica. Anche Barbarossa, che è molto calmo, si è un po' innervosito. Sì, a volte dobbiamo anche ricordarci i motivi. Oddio, Ramazzotti si sta appiccicando con Barbarossa. Ah. Che brutta cosa. Un attimo. Questa dai. No. Questo no, ragazzi. Senti, per alleggerire, potrei... Ricordiamoci sempre quello che stiamo facendo qua, signori. Quindi questo è quello che è successo ieri a Torino, niente di buono sicuramente, niente di buono succedeva anche mentre andava in onda il servizio, perché Chiara Perale stava facendo un rap, se non stavo cercando di imitare Moreno, ma esatto. Non ce l'ho fatta. No, per fortuna, no. Insomma, per fortuna non ho sentito nessuno. È uno spettacolo che ho potuto godere, anzi, subire solo io. Guarda, mi però... prendo la paletta perché sono... Esatto, chiaramente ecco. Ti meriti anche il rastrello, secondo me, e anche il secchiello in testa per quello che hai fatto, però lo teniamo qui, ma ieri... C'è stato, come hai potuto notare, anche un diverbio tra Eros Ramazzotti e Luca Barbarossa. Esatto. Che ci racconti tu? Vi racconto quello che è successo. Sì. Cioè, andiamo a leggere anche le parole di un Ramazzotti sciocca la partita del cuore, come riporta Gazzetta.it, che ha detto: in campo mi hanno detto ti ammazzo. Sì. Dopo la zuffa che abbiamo visto anche tra rapper Moreno e lo juventino Nedved, Eros Ramazzotti racconta su Instagram nuovi dettagli della partita del cuore. Eccolo qui. La foto, tra l'altro, un Eros Ramazzotti giovanissimo, è andato nel repertorio. È andato non a scavare parecchio. Anni 90. Sì, anche di più. Anche forse. Di più. Le persone buone, ha scritto, sono sempre disponibili e sono le ultime a stancarsi delle prepotenze degli altri, ma sono anche le prime a non tornare indietro quando si stancano. Questo è l'Instagram di appunto Ramazzotti. Quando una persona in un campo di calcio, in una partita benefica, ti dice, ha detto, se mi ritocchi ti ammazzo qui davanti a tutti, tu che fai? Giustamente. Beh, sì, ci sta. Ma magari un pochino te la prendi, no? La reazione un minimo ci può stare. Prenditene, vai, io non ho fatto altro che andare di fronte a lui dicendogli di uccidermi, cioè quindi lui ha rincarato la dose, non ha voleva detto, morire lì sul cioè non ha detto vabbè giro le spalle, dico facciamo finta di niente, magari sai comunque un pizzichino di agonismo viene fuori e magari una parola di troppo anche, comunque lui dice io non ho fatto altro che andare di fronte a lui dicendogli di uccidermi, né più né meno. Tra l'altro, io sono buono, ma più di uccidere era abbastanza complicato. No, non lo so che cosa vorrebbe fare. Vabbè, io sono buono, ma le ingiustizie e le minacce non le accetto. La sua reazione poteva e doveva essere molto più pacata ed intelligente. Comunque, la vita va avanti. Ringrazio tutti quelli che ogni giorno fanno qualcosa per qualcuno che ne ha bisogno. Tra l'altro, anche qui italiano un pochino rivedibile. Senza fare i fenomeni, giocolieri, occhio. Scusate, saltimbanchi. Occhio alle parolacce. No, beh, ovvio, okay. Prendendo per il fondelli gli altri, ma impegnandosi veramente con il cuore. Cuore, che non c'è stato ieri. No, ieri non c'è stato, almeno molto in quel frangente, cuore. Insomma. Sì. E tra l'altro abbiamo sentito subito, l'impatto è immediato, quello del tifoso che fischia immediatamente, quando vede che qualcosa, insomma, soprattutto in una partita del genere, non dovrebbe verificarsi. Giusto. Peccato. Allora, un'occasione sprecata. Parola con la P, peccato. Un'occasione sprecata, tra l'altro abbiamo fatto anche una brutta figura dinanzi a un ospite internazionale che ieri che ospite? Era in con campo. Con la sua scodella sempre presente. Esatto, stiamo parlando di Liam Gallagher, ex cantante di Oasis, ora dei Liam. BDI, se non vado errato, che sono praticamente gli Oasis senza Noel Gallagher. Sì. Liam Gallagher ha giocato con la selezione della Juventus All-Star, quindi non giocava con Nazionale Cantanti, pur essendo un cantante, però lui è un grande amico di Alex Del Piero. Sì. E Marchisio non si è fatto sfuggire l'occasione e ha deciso di fare un selfie con lui. Marchisio, che tra l'altro... Non è un selfie, si hai ragione, non è un selfie. Si è lasciato immortalare. Tieni, tira dalla palestra. Hai ragione, perché per il selfie c'era bisogno della... Il selfie braccio. È quello che abbiamo fatto noi questa mattina. Sì, esatto. Beh, si è lasciato immortalare in questa foto Claudio Marchisio, che ha anche dichiarato di avere All Around the World di Oasis come sua canzone preferita, per cui sarà stato per lui sicuramente un momento molto, molto bello. Però di cosa vogliamo parlare? Abbiamo ancora dove tantissimi ci porti? Argomenti. Non lo so, portiamoci... Se scelgo io ti porto a Sacile. Di nuovo a Sacile. Ti porto di nuovo a Sacile perché ma Sacile... Ma vuoi vedere che di nuovo con Messi? Di nuovo con Messi. Tra l'altro ti porto al... A cena al Porca Loca. No! Sì, che è il locale dove c'era Leo Messi, che tra l'altro è immortalato. Ma qui vieni qua per Magnati, la verità, mica per fare altro. Sì, può essere, insomma. Ci può stare che uno viene in Friuli
per Magnà. Tra l'altro è andato al Porca Loca con Sergio Aguero e De Michelis, altri due calciatori famosissimi. Sono ovviamente, non sono venuti qui in Friuli per mangiare, insomma, caliamo certo. velo di menzogna che abbiamo dato alla notizia. In realtà, come al solito, si è lasciato... Hanno mangiato, però non era quello il motivo principale. Si è lasciato visitare ovviamente da questo medico famosissimo, sì, che cura i suoi problemi di stomaco, che più di una volta l'hanno portato a vomitare in campo. Messi, che evidentemente non li ha in questo momento. Non aveva problemi. Gli unici problemi che poteva avere erano quelli di uno stomaco vuoto, perché sta aspettando il piatto, perché come potete vedere alla foto il suo piatto è miseramente vuoto. Messi, che comunque ha pubblicato questa foto sul suo profilo Instagram, sono arrivate subito 812.000 mi piace, cifre esorbitanti per lui, che oramai è un habitué praticamente qui in Friuli. Purtroppo ce lo siamo lasciati scappare un'altra volta. La prossima volta magari una telefonatina a Chiara Perale. Magari no, chiamaci prima. Noi ti facciamo vedere poi a Social Channel, esatto, cioè capisci? Insomma, è un don't day. È tanta roba. È tanta roba. A proposito di foto, rinnoviamo l'invito per tutti coloro che ci stanno seguendo da qualsiasi parte del mondo, perché siamo attivi anche in streaming ovunque. Quindi se siete al mare, a quest'ora potreste essere in Australia, penso, al mare, o in qualsiasi altra parte, località balneare, un aperitivo, ma anche in montagna, perché insomma adesso è vero che l'estate chiama mare, però c'è chi invece desidera e piace di più andare in montagna. Quindi tutto ciò per dirvi, mandateci le vostre foto, perché noi le facciamo vedere Facebook, a Social Channel, Twitter. Facebook, Twitter, ma anche attraverso la nostra mail webtv@chiocciolodinese.it, e scriveteci anche chi vorreste trovare sotto l'ombrellone, aspettate. Non si parla di soubrette, di giocatori. Esatto. Perché insomma tantissimi sono già in vacanza, stiamo seguendo anche un po' qualche pista, sappiamo che alcuni sono abitué, tipo Totò di Natale, anche Tony di solito fanno sempre quei giretti lì, però c'è chi, e ti anticipo un pre-gossip, così anticipiamo la rubrica classica che di solito curo io, chissà perché, di Mario Balotelli, insolito. Anticipi. Perché sai dov'è? Non so perché il titolo da spettacolo, adesso voglio capire anche perché. Sulla spiaggia in Versilia, quindi non è in una località così, insomma, sai che lui di solito fa tutti questi mega viaggi, Dubai, un pochino più... È rimasto... Un po' meno. Super Mario al bagno del Twiga, dapprima passa inosservato e poi arriva il pallone e tutti lo notano, ed è corsa all'autografo e ai selfie. L'ultima volta che abbiamo parlato di Balotelli era a Cava dei Tirreni. Esatto. Cioè, da lì forse avrà avuto, non lo so... Ha preso un... da lì chiaramente un dovevo... pullman. Aspetta, portami in Versilia, perché vediamo, per ritirare su al Twiga. Così. Bellissima città. No, stupenda, assolutamente. Versilia. Comunque, non ce ne vogliono, è proprio lui, lo facciamo vedere, eccolo qui, nella fotografia. Sta dando spettacolo. Cioè, così. Impostatissimo. Lui da spettacolo così, capito? Sì. Gli basta mettersi un berretto e stare un po' così in mosse. Da bronzo di Riace. Qual è? E da sfoggio cosa di sé. Fa? No, cosa allora, in realtà scrive anche il Tirreno, che appunto la notizia giustamente del loco. Con chi è? Non lo so con chi è, qua non dice con chi è. Insieme a Lorenzo Tonetti. Vabbè, ma io sì, ho capito, ma a me non mi interessa che sia con Lorenzo Tonetti, perché dopo ti parlerò di Fanny Negrescia. Ancora caro. Sì, però c'è una clausola per il nostro Mario Balotelli, anzi per lei. Comunque dopo te ne parlerò, perché dobbiamo andare in collegamento di nuovo con il nostro Massimo Campazzo, non con uno ma con ben con due. Ben due ospiti. Vediamo. Con due. È finita la partita. È finita la partita. Posso intervistarli. Allora, è finita. Vinto di misura 4-0 le All-Star bianconere. Due gol di Poggi, autogol, e Ciccio Marino, che aveva appena chiesto il cambio, ha fatto gol. Alla mia sinistra un mito di queste parti e non solo. Perino Fanna, che abbiamo visto nei filmati del Verona di Bagnoli, praticamente molto simile a quello attuale fisicamente. Ben tenuto, magari il passo un pochettino differente, però fisicamente perfetto. Buonasera. Buonasera, 30 anni fa non è poco, siamo qui, già una bella cosa essere qui a condividere questa giornata di aiuto, di sensibilità, e è un pretesto anche per vedere vecchi compagni di avventure. Giocato non sulla fascia, se vogliamo parlare di schieramenti, un po' ovunque. Mi nascondo, adesso la fascia l'ho lasciata, la lascio ai giovani.
a qualche atleta di belle speranze, io cerco di nascondermi in mezzo al campo. Comunque, insomma, ci siamo divertiti, è stata una bella iniziativa, complimenti, insomma, a chi organizza per aiutare appunto questo ragazzo in particolare, ma poi tutta l'aspetto di questa brutta malattia che colpisce tanto e soprattutto l'ambiente del calcio. Ultimissima cosa, ali destri, numeri 7, come hai sulla schiena, giustamente, avete mantenuto i numeri originali. Ali destre, che adesso si chiamano esterni, altre cose, esistono ancora o li stroncano nella culla? No, adesso ultimamente stanno, fortunatamente, capiscono anche il calcio italiano che è importante aprire diciamo, a giocare in ampiezza e quindi si cerca di portare questo giocatore. Soprattutto bisogna cercare di coltivarli da piccoli e di lasciarli nelle loro caratteristiche, saltare l'uomo, avere questa voglia di giocare sulla fascia come eravamo ai miei tempi, grandi ali destre. E quindi ci sono squadre come il Bayern, il Barcellona che hanno questi giocatori e che non è facile marcare. Ecco, il mio augurio è che possano ritornare per vedere un calcio, diciamo, molto più spettacolare. Grazie, grazie. Buona serata. Passiamo alla squadra avversaria. È un onore, perché stiamo parlando di un persona, un personaggio molto molto noto, molto conosciuto, il solista delle Frecce Tricolori, Filippo Barbero, numero 10. Numero 10, poni 10 nello schieramento delle Frecce, il 10 anche sulla maglia. Prima ci dicevi, mi vergogno un po' a indossarlo. Buonasera anche a te. Buonasera a tutti, sì, il fiato è cortissimo, a differenza dei campioni che hanno parlato prima. Sì, indegnamente indossato il 10 sui campi di calcio. Comunque mi fa molto piacere essere qua, rappresentare le Frecce e l'aeronautica militare in generale, vicini a tutte le iniziative di solidarietà. In più questa è particolarmente piacevole perché consente ai ragazzi come me che non potrebbero giocare con questi campioni di fare un'amichevole, molto piacevole. Numero 10, ma hai giocato praticamente dietro, quasi da ultimo uomo. Ho cercato di giocare dove potevo fare meno danni, ma ne ho fatti ugualmente, quindi non è servito. E sì, ho giocato in difesa, ho fatto qualche partita da ragazzo e giocavo in difesa, quindi ho preferito mettermi lì e nascondermi lì dietro. Al di là di tutto, parlando ultima cosa seria, dopo andremo, vediamo se riusciamo a intervistare anche Stefano Zoff dal mondo del pugilato, dal mondo dell'aeronautica militare, dal mondo del calcio e non solo, un messaggio molto importante: ci siete, è una manifestazione che va avanti da anni, siete presenti in varie componenti di quello che è il tessuto sociale della nostra regione e non solo. Insomma, questo mi pare il significato della serata, al di là di quello che è lo scherzo, avete preso gol o non avete preso gol. Assolutamente, è un significato importantissimo e ripeto, come ho detto prima, molto bello, che ci consente di stare vicino a chi ha bisogno e anche di divertirsi in compagnia. Che non è poco. Che non è poco, assolutamente. Grazie Filippo, grazie. Buona grazie, serata. Grazie, ciao. Vediamo di recuperarne qualcun altro, ci sono giocatori dietro la telecamera in condizioni non bellissime, il fiato è quello che è, c'è un Paolino Poggi rosso pompeiano, però ha fatto due gol, quindi voglio dire, il suo l'ha portato a casa anche stasera. Vediamo di recuperarli e ve li portiamo ai microfoni. Va bene, grazie Massimo. Mille Massimo, noi ci prendiamo un piccolissimo break, grazie. Così diamo anche modo al nostro Campazzo di recuperare quei timidoni che non vogliono venire dinanzi alla telecamera. E Paolino Poggi di tornare in un colorito più, esatto, normale. Un po' più bronzio, e non rosso pompeiano. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in onda, break davvero piccolissimo, siamo sempre in cerca di tantissime notizie, ovviamente abbiamo ancora tante cose da farvi vedere, e allora faccio una cosa, restiamo in ambito bianconero. Ah, no, sì. Stavi per metterti gli occhiali, guardate, che bel dormino, ma che bel dormino, tra l'altro uguale alla prossima. Tu te li sei dimenticati? Li dimenticati in macchina, ah, che è chissà come dove. Come andare al mare senza occhiali? Sai che fa malissimo tra l'altro? Ah, sì? Malissimo, malissimo. Dovrò ricordarmelo. Comunque, restiamo in ambito bianconero, sì, perché hai parlato di cose che fanno malissimo. Sì, anche però questo. C'è un nostro tesserato che oggi, sì, ha fatto una cosa che oggettivamente non è che fa benissimo. Ed abbiamo un video in esclusiva. Oddio, visto solo un primo noi. Piano di oddio, Massimo oddio, Campazzo, oddio, abbiamo già Massimo. Allora abbiamo, no, già, abbiamo col già Campazzo. Poma. Andiamo da Campazzo col Poma. Ciao, clamorosamente immiso da gioco, non credevo. Non l'ho mai visto così. Che avrei mai studio vissuto un momento. Ma salutissimi, veramente. Salutiamo Chiara, salutiamo Super Nando. Ma cioè, vi siete persi uno spettacolo unico, anche perché oggi giocavo in doppia, giocavo. Le tocca lavorare. Giocavo con 112 kg, dopo 15 anni ho cercato di fare il Poma, insomma. Ti posso chiedere di girarti per mostrare il numero?
Vuoi farlo vedere? Allora, il problema non è che lui abbia il 14, il problema è che Cruyff ha il suo numero, capite cosa voglio dire? Bravo Campazzo, Campazzo la s'allunga, avete visto? Che volevo metterla dentro, però non ci sono riuscito. Un quasi gol clamoroso di sinistro, Brunner però cattivo, eh? Brunner molto ma molto cattivo, eh? Ho detto la tocco piano, no? E invece lui ha parato forte, ha parato. Certo che anche Raffaele a Metrano aveva detto che non avrebbe corso oggi, meno male. Incredibile, una tenuta, poteva farne un'altra. Poteva farne. Una tenuta, anzi io adesso non so chi sarà il prossimo mister dell'Udinese, però io lo considero, uno come Metrano sulla fascia, ci sta veramente. Ti sei divertito? È stato molto bello, volevo chiederti una cosa seria, tu fai parte di chiamiamolo comitato organizzatore, comunque grande sostegno a questa manifestazione, per il sottoscritto è la prima volta, siete veramente dei grandi, soprattutto per il largo spettro delle persone che riuscite a coinvolgere, il solista delle Freccette Colori, Stefano Zoff, che adesso chiameremo ai nostri microfoni, cioè veramente riuscite a tirare fuori dei personaggi di grande livello, al di là del calcio. Veramente tantissima gente, ringraziamo Paola, tutto il comitato, e salutiamo veramente tutta la famiglia Marangone, e anche Francesco, che non vuole mai essere citato, ma è stato veramente un grande, ha coinvolto veramente tantissime persone, e ringraziamo tutto il pubblico di Mortigliano, perché tra pochi istanti faremo anche un'asta benefica veramente incredibile, con tantissimi cimeli, Perfetto, io passo da un ospite all'altro, ti ringrazio ancora. Grazie a voi. Prima che tu perda, sputi un polmone, prima che ti perdi definitivamente la voce. Allora ringrazio gli amici di Udinese Channel, mi raccomando rimanete sintonizzati 25 ore su 24 Udinese Channel. E non se ne parla più. Arrivederci. Campazzo, mi raccomando, stia la bene. Prossima tocca a te. Mi saluti a casa, arrivederci. ne facciamo due insieme? Se riesci a guardare la figlia, se qualcuno ti guarda la figlia. Arriva dopo Stefano Zoff. Gianluca Birtice, buonasera innanzitutto. Buonasera. Personalmente uno degli uomini più in gamba della serata, sembra che hai smesso di giocare da poco. Se io sono uno di quelli più in gamba vuol dire che gli altri sono messi male, a parte gli scherzi. È stata una faticaccia per il caldo, per la condizione che non c'è più e per gli acciacchi. Quelli più in gamba sono Cinello, D'Agostini. Stava male però, Luigi Gigi stava... Sì. Di solito correva al doppio, oggi era un po' più fermo però anche da fermo è tanta roba. Il quasi gol alla fine, col pallonetto che è uscito di pochissimo. Ma è stato il tiro della disperazione, è stata un po' una casualità. Infatti il primo tempo è finito normalmente in alto. Questo si è abbassato un po' di più, ero talmente stanco che non sono riuscito neanche ad alzarlo. Sì, una considerazione che ho fatto anche con altri nella vostra squadra, quella degli amici di Stefano Marangone, c'era un po' di tutto, c'era calciatori, ex pugili, Frecce Tricolori e non solo, calciatori dilettanti, un pochettino di tutto. Ogni anno riuscite sempre ad allargare di più il novero delle persone coinvolte, degli sport che vengono a portare un contributo, perché è vero, sembra semplice, però bisogna esserci alla fine. Ma infatti quello che dispiace è che quelli che c'erano sono uomini veri, quelli che hanno promesso di esserci e non sono venuti senza neanche avvertire, dispiace perché veramente con poco puoi fare tanto. E il calcio di per sé, a partire dalla Serie A, il pugilato con Zoff, si può dare tanto per persone che hanno bisogno e basta pochissimo, veramente. Dispiace per queste persone, mi fanno pena, se è la verità. Sei durissimo, sì. No, ma guarda, almeno avverti o non promettere, perché sono cose che veramente dispiacciono. Ogni anno ce n'è sempre qualcuno. Quest'anno un po' di più per la gente che si dà da fare e per la vicinanza che hanno anche tutte queste persone che vengono a vedere. Fa veramente male, dispiace. Restiamo su quelli che ci sono e complimenti a voi che l'avete giocata. Io personalmente ho visto a tratti con il caldo e compatibilmente anche quasi una partita vera. Sì, compatibilmente con le condizioni. Sì, specialmente con le stelle bianconere dove c'è tantissima qualità ed è un piacere anche giocarsi contro. Devi stare attento perché rischi di farti male. Però è sempre un piacere. Ti rendi conto che veramente chi gioca in Serie A ha delle qualità incredibili. Ed è bello giocarci contro anche in queste partite, impari anche 20 anni dopo che hai smesso, 10 anni dopo. Grazie Gianluca Birtici, grazie. E insomma sì, effettivamente Gianluca Birtici ha in un certo senso incarnato quello che è da parte di qualcuno, il dispiacere per alcune presenze annunciate poi venute meno all'ultimo momento, però alla fin fine festa di calcio, ma soprattutto festa di solidarietà, tutti stretti vicino a una persona che ha un problema e va a incarnare con quello che è la malattia, un problema ben più ampio. Quello doveva essere il messaggio, quello è comunque passato. Vedo avvicinarsi, tengo un momentino ancora la linea, vedo
Stefano Zoff, ex pugile, che tra l'altro non ha potuto terminare, prego, vieni Stefano, non ha potuto terminare la sua partita causa stiramento. Stiramento è una parola grossa, mi sono fatto male. cosa mi sono fatto non lo so. Se 7 anni fa ho smesso di fare a cazzotti c'è un motivo, no? E per non soffrire così, nel senso che quando arriva l'età basta. No? Però ti sei fatto male da solo? Ma sì, mi sono fatto male da solo, sono vecchio, sono 7 anni che non corro, insomma. Ho smesso per non soffrire. Giocavi a pallone, hai giocato qualche partita o... Perché hai fatto uno stop che tu hai detto in campo, hai detto non so neanche io come l'ho fatto. No, ma vedi, no, ma ho visto arrivare sta palla, la prima cosa che ho detto quando ho guardato in alto, ho detto non cose così complicate. E poi ci ho provato, poi l'ho preso, insomma. Ho giocato a calcio come tutti quanti, insomma, perché chi che non ha giocato a calcio in Italia, insomma. Sì, poi ho scelto un'altra strada, però. Per vostra sfortuna avete beccato delle stelle bianconere che stasera avevano voglia proprio di giocare. Sì, però ci ha messo 23-24 minuti a fare il primo gol, poi dopo, insomma. Abbiamo accettato. Scusa un attimo. C'è la figlia, giustamente, che è sul campo. No, sì. No, tutto a posto. Un'ultima considerazione. Al di là delle persone che magari qualcuno dice non sono venute, quelle che dovevano venire, io parlo per quello che si è visto in campo e soprattutto per l'agonismo e comunque il piacere di esserci. Doveva essere una festa che è riuscita alla fine. Ma io credo che in questa istituzione qua tu abbia quasi il dovere di esserci. Perché io mi ritengo comunque una persona fortunata per quello che ho fatto nella vita e perché... Comunque il Signore mi ha dato una dote e poi l'ho sfruttata. C'è qualcuno che è meno sfortunato, che ha avuto la sfortuna, va. No, ma no, aiutato no, perché non è il termine giusto, però ti devi adoperare per fare questa cosa qua. Secondo me è giusto venire, sempre. E infatti l'hai fatto. Grazie a Stefano Zoff. Lo liberiamo, andiamo. C'è la bambina da andare a recuperare. Grazie. Vediamo se riusciamo ancora a recuperare qualcuno. Sono quasi tutti negli spogliatoi. Se ho qualche notizia, vi faccio sapere. Il lupacchiotto che è in me, quello della parola di prima, ve lo fa sapere. Vieni pure da noi, Massimo. Soprattutto diamo tempo ai ragazzi che hanno appena finito di giocare di recuperare un po' d'ossigeno, sì, perché l'abbiamo visti davvero affannatissimi. Ma molto affannati, cioè, tra l'altro, ma gli hanno. Cioè, un torneo veramente chiaramente durissimo. Ha vinto chi aveva durissimo. più polmoni, non più tecnica, ma, immagino. Assolutamente. Parlando che ti dirò, mi ricorda un po' questa signora qua, sì? Di un po' di tempo fa, non so, vagamente, guardiamo. Fiatone. Al fiatone. Alle 14:50 TGR sì. Grand Tour. Nord e sud. Subito dopo. Dai, stai calma. La Corsica sconosciuta in un programma del Dipartimento Sport. Al fiatone. Sta andando. Il pomeriggio sportivo di Rai 3. Ce l'ha fatta. Vai. Vai. Prevede le rubriche Motorama. Sì. Gine Atletica. Sì. E subito dopo. Subito dopo. Da Genzano la telecronaca diretta. Hai un asciugamano anche? Della prima prova nazionale. Bull palla 9, valida per il quarto campionato italiano. Finge di sorridere. Alle 16:40, dai che manca poco. Sì. E oddio. Andiamo a canestro. Alle 17:30, on off il settimanale di cultura. Urso, una paresi. Non ce la fa più. Vi trasmetteremo il documentario. Sì? Discesa nelle tenebre. Ma cosa avete fatto? 12 piani di scale di corsa? Penso di sì. Di blob, di tutto di più. È fantastico questo sorriso. Di Andrea Barbato. Addio. La serata di Rai 3 ecco, si aprirà alle 20:30 sì. Con il programma Porca Miseria. Ecco volentieri, questo lo sborgava dal cuore. Letteratura, un programma del Dipartimento Scuola Educazione. Bellissimo. A voi l'auguro di una buona giornata. Ecco, vatti a fare una doccia. Questa è la storia della televisione italiana con il fantastico commento della Jalapas Band, straordinario, questa annunciatrice di Rai 2 che evidentemente arrivò con il fiato cortissimo. E vi abbiamo fatto vedere questo video perché erano esattamente le stesse persone che hanno risposto alle domande come di Campazzo. Annuncialo come lei, Massimo. Hanno risposto alle domande di Massimo Campazzo. Massimo. Noi abbiamo qualcosa da farvi vedere. Abbiamo allora un'esclusiva. Ringraziamo Giorgia Davidoni che ci ha realizzato questo video. Sì. Abbiamo ancora Massimo Campazzo. No, perché, però, dato allora... che c'è un ospite, non vorrei ospite, che andasse via. Ha un ospite. Perché allora Massimo chiediamo di essere velocissimo, magari perché abbiamo ancora alcuni contributi a far vedere, però linea assolutamente a Massimo e a Mortegliano. Velocissimi, mi stava chiedendo Eli Lona Pessi perché stavo ridendo, non lo saprà mai, meglio che non lo sappia per la dignità della trasmissione. Eli, allora... Tra i migliori in campo, non peraltro, guardate la condizione fisica di questo ragazzo, sembra che abbia smesso ieri. Tra l'altro sul quarto gol hai quasi
Non hai voluto segnare, hai voluto far fare gol a qualcun altro. Sì, boh, sai, loro sono anzianetti, no? Diciamo così, no? Però va bene, dai. Sono umanità. Sì, diciamo che fa sempre piacere giocare per questa occasione, ogni anno siamo presenti, insomma. Senti, com'è che sei così in forma? Scherzi a parte. Non ho idea, non ho idea. No, sto bene, perché gioco ancora, forse. Sì, questo sì. Si vede in campo. Senti, guardando indietro, il giocatore arrivato dall'Ajax, Udinese, Genoa e compagnia, tutta la carriera, guardandoti indietro, si parlava con mister Giacomini, si diceva prima, questo è un giocatore che probabilmente non ha avuto la carriera che doveva avere perché è un grandissimo talento. Tue considerazioni? Capita nella vita, non è per tutti, però non mi sono pentito di niente alla fine, perché probabilmente c'era qualcosa magari da fare un po' in più, però va bene, dai, non è che possiamo farci niente, no? Non ci si può fare, non ci può fare niente. Ultima cosa che ho chiesto anche agli altri, Barcellona-Juventus, come finisce? Ma giocano? Giocheranno, sì. Ce lo so, no. È una bella partita, una partita secca dove può capitare di tutto, no? Tuo pronostico? Barça. 3-2. Barça? Ah, quella è la scena. 3-2, perfetto. 3-2. Molto, molto democristiano. Grazie Eli, ciao. Rieccoci, nuovamente la linea a voi, vediamo se riusciamo a beccare gli ultimissimi. Bene, grazie Massimo. Grazie Massimo. Mito. Eli Luana Pessì, che ha giocato praticamente per tutto il Friuli, giovanili dell'Ajax e pochissime presenze però in maglia bianconera, si è innamorato di questa regione, ma adesso noi parliamo di un altro talento di questa regione, parliamo di Samuele Perisan, sì. Portiere della Primavera, è stato in panchina anche a Cagliari nell'ultima giornata di campionato della nostra Serie A e si è reso protagonista di uno, come posso chiamarla, di questa esibizione ripresa, lo ripeto, da Giorgio Davidoni che ci ha gentilmente omaggiato di questo video. È, come posso dire, una chicca, ma più che altro è uno scherzo, insomma qualcosa che sta andando, è diventato già virale, esatto, si gira intorno a questo pallone e poi si cerca di colpirne un altro che è leggermente più distante. Vabbè, non dico niente. Vabbè, andiamo a vedere. Vediamo. Andiamo a vedere. Otto. 11. Ancora uno. 13. L'ultimo. Basta Samu. Samu, basta. 13. 19. 20. Dai. Che avrà sicuramente un futuro luminoso, però noi potremo sempre ricattarlo con questo che... video e vivere alle sue spalle. Guarda che è durissimo anche solo riprendersi e mettersi in piedi per fare. Tanto, la cosa che mi fa impazzire sono gli amici che gli gridano basta Samu, basta, invece e lui che no, continua avanti, a girare storico, in perterrito, bravo. Che vuole portare a termine la sua sfida, 20 giri. Facciamo così, lanciamo questo appello anche ai nostri ascoltatori, magari. Fate come Samuele Perisan. Dove hai detto lanciamo. Esatto, lì. Tanto anche il pallone. Basta fare così. Si gira intorno al pallone per 20 volte e poi si prova a colpirne un altro che è leggermente distante. Non è il caso, no, assolutamente no. Eh sì, ci liberiamo così noi dei pezzi di mobilia che compongono la nostra coreografia. Abbiamo ancora due notizie da dare per quanto riguarda l'ambiente bianconero. Allora, in attesa di avere Diego Del Piccolo... Ce l'abbiamo già. Allora, innanzitutto saluto Diego Del Piccolo. Ciao Diego. Buonasera a tutti. Diego Del Piccolo, che è il preparatore dei portieri dell'Udinese allievi ed ha allenato Perisan. Sì. Non l'ha allenato a fare quello che abbiamo appena visto, per fortuna, ma a parare bene ha allenato Simone Scuffet e Alex Meret, che è stato appena premiato, l'abbiamo detto durante il TG, come dalla miglior portiere del campionato Primavera. Allora, Diego è un'istituzione qui ad Udine e devo chiedere chiaramente qual è il tuo segreto, come fai a far diventare bravi tutti questi giocatori? Penso che non c'è nessun segreto, secondo me in primis viene la società che riesce a portare questi ragazzi di qualità all'Udinese, dopodiché i ragazzi sono fondamentali, perché senza la qualità dei ragazzi noi serviamo penso a poco, e dietro a questi ragazzi ci sono delle grandi famiglie, tanti sacrifici da parte delle famiglie per portare i ragazzi all'allenamento, essere sempre presenti al loro fianco e consigliarli.
quindi noi penso che veniamo dopo, tutti noi dopo, però voglio fare una premessa, se posso. Non dobbiamo dimenticarci, penso, della società, ma anche dei dirigenti, dello staff medico sanitario che stanno dietro a questi ragazzi anche in momenti di difficoltà, che magari vengono poco pubblicizzati, ma che invece fanno un grande lavoro. Quindi all'Udinese, io parlo per l'Udinese, c'è un lavoro che parte dalla società, dai dirigenti, staff tecnico, sanitario, ripeto, e dopodiché ci sono gli allenatori e tutto il resto, però è un gruppo che lavora in sintonia e quindi penso che si possa dare il meglio a questi ragazzi. Però ripeto, senza qualità dei ragazzi penso che si crea poco o niente. Hai fatto bene, Diego, a fare questa doverosa chiosa, perché è giusto ricordare anche quanto sia grande la squadra che lavora dietro tutti questi talenti che poi vediamo emergere. Io però direi, dato che siamo in social estate, di chiedere a Diego Del Piccolo come passerà le sue vacanze. Eh sì. Noi adesso abbiamo ancora questa settimana di lavoro, di allenamenti, e poi penso che trascorrerò qualche settimana insieme alla mia famiglia in attesa di riprendere poi coi primi di agosto, spero, ancora a Udine con la preparazione. Bene, meritato riposo. Meritatissimo anche per lui. Riposo. Un'ultima considerazione e poi liberiamo Diego. Diego, ti ha un po' inorgoglito, insomma, il fatto di vedere Alex Meret premiato con un titolo del genere e soprattutto vedere esordire in Serie A tutti questi friulani? Vuol dire che davvero il lavoro che state portando avanti da tanti anni sta pagando tantissimo. Beh, diciamo che il premio che ha ricevuto Alex è un premio da parte dell'APOR, che è un'associazione di preparatori portieri italiana, e quindi è stato votato da tutti gli addetti ai lavori, cioè i preparatori portieri della primavera. Quindi penso che sia un grande per lui riconoscimento, dato che viene dato direttamente dagli addetti ai lavori. E quindi ho letto comunque come voi che è stato anche aggregato ai 34 azzurri per quanto riguarda la nazionale, lo stage di preparazione, la sfida con la Croazia. Quindi ripeto, sicuramente il lavoro non è solo mio, c'è chi lavora prima di me che c'è Mister Missio, ci sono io, c'è Mister Marcon e Mister Brunner, quindi è una piramide di lavoro continua, non c'è, penso, il mio o di altri preparatori, ma il lavoro di tutti noi messo assieme che probabilmente può aiutare questi ragazzi. Va bene, grazie. Diego, ovviamente ti auguriamo buone vacanze, sei stato gentilissimo. Grazie a voi, buona serata, arrivederci. Grazie. Restiamo a parlare di Udinese, sì, perché c'è il saluto di Andrea Stramaccioni. Esatto, ha affidato così il suo saluto a quello che è il sito ufficiale, che andiamo subito a leggere. Ringrazio di cuore la famiglia Pozzo, questo è il messaggio di Andrea Stramaccioni, tutti quelli che ogni giorno lavorano con passione nell'Udinese, ovviamente tutti i fantastici tifosi friulani. Le nostre strade professionali oggi si dividono, ma Udine e l'Udinese avranno sempre uno spazio nel cuore della mia famiglia e un giorno vicino o lontano sicuramente ci rincontreremo. Con affetto, Andrea Stramaccioni. Insomma, ha chiuso così questa sua esperienza, possiamo dire anche com'è un po' il suo stile, perché lui insomma è sempre stato un ottimo comunicatore, sì. È stato sempre disponibile con tutti noi, anche con i giornalisti, con i vari uffici stampa, quindi sicuramente è stato una chiusura giusta, sì, da parte del tecnico, che come ha detto, insomma, qui avrà tanti ricordi, uno tra tutti personale è la nascita di suo figlio, quindi sicuramente avrà un grande ricordo di questa città. Sì, insomma, penso che sì, i tifosi apprezzino anche questo ultimo gesto. È nella sua storia Udine, sì, volente o nolente, è comunque nella sua storia, indipendentemente dai risultati. Andrea Stramaccioni ha lasciato un segno. Noi siamo pronti per l'angolo rosa. Vai, l'angolo allora rosa, sì, dell'estate, cioè se noi nell'inverno siamo riusciti, sì, comunque a seguire un po' le vicissitudini del gossip, sì, provate a immaginare d'estate che cosa può venire fuori. Allora, di intanto tutto, sì, ti devo richiedere la linea a te. Effetti speciali. Allora, se ci sono gli effetti speciali, prendo la linea
alla grandissima. Do una notizia mentre lascio che la nostra Chiara prepari questa sorpresa magnifica che vi stiamo preparando. Com'è, insomma, il meteo è un po' strano. Esatto. Allora, velocissimamente, do questa notizia che riguarda il Napoli. Higuaín e Andoar sono stati aggrediti dopo la sconfitta contro la Lazio. Un branco di circa 20 teppisti ha assalito le auto con i due argentini a bordo, provocando attimi di terrori e qualche danno alle vetture. I giocatori ora sono già in Argentina e dunque ci tocca raccontare ancora una volta un episodio molto spiacevole che riguarda i calciatori. Ieri era toccato a Yan Gambiwa, che aveva subito, sto dicendo una notizia molto triste però mi viene da ridere perché alla mia sinistra sta accadendo di tutto. Abbiamo raccontato di Yan Gambiwa, che purtroppo ieri è stato preso a cinghiate da alcuni giocatori, da alcuni sostenitori della Lazio, e ancora una volta sempre gli stessi supporters si rendono protagonisti di un bruttissimo episodio. Chiudiamo qui, spazio all'angolo rosa e alla ventata di novità che ci arrivano da Canaperale. È arrivato anche il vento qui a Udine, un vento pieno di notizie interessantissime che apriamo ovviamente con la nostra sigla. Eccola qui. Vedi, troppi ricordi, Occhio che crolla tutto. Allora, è tutto basato su un equilibrio sottile. Presto, perché l'aria inizia anche a diventare un po' freddina. Dunque, abbiamo parlato di Mario Balotelli prima, che è al Twiga così, insomma, a fare queste pose che gli fanno tutti i selfie perché è brava. Però ci parla di Fanny Geisha. E ritorna come il vento, ritorna la fiamma con la bella top model, ma meglio showgirl, perché lei vuole fare televisione. Lui invece non vuole che lei non la faccia. E quindi dicono, come riporta anche questo sito, di nuovo insieme Fanny Geisha e Mario Balotelli, ma solo a certe condizioni. Infatti in passato non era preparata alla pressione mediatica dovuta dall'essere la fidanzata di un famoso calciatore, però questa cosa a lei è piaciuta, il fatto di, insomma, farsi vedere. Poi ha partecipato anche all'Isola dei Famosi, insomma, ha capito che la televisione le piace e anche tanto. Può fare, però, al suo caso. Però c'è un'unica clausola, ok? Che... cioè, io adesso sono Mario, cara Fanny, va bene, ci riproviamo, però io voglio, come prima condizione essenziale, che tu, la prima condizione essenziale, che è quella che vuole lei, continuare con il suo lavoro in televisione. Da sempre uno dei suoi più grandi sogni, per il quale ha anche compiuto una lunga serie di studi. Sì. Al contrario... Mario vorrebbe che Fanny si tenesse lontana dagli studi televisivi, probabilmente a causa della gelosia, capisci com'è? Sì. Beh, è normale, vuol dire, essere gelosi di una bellezza come Fanny Geisha, però, insomma, Mario, se vuoi una ragazza del genere è normale che devi sopportare un pochino di cose. Nel frattempo... si è esaurita la galleria del vento che aveva contraddistinto Chiara Perale. Però sembrava di stare in barca. È stato un bellissimo momento di televisione. Allora, noi facciamo in tempo ancora a dare un'altra notizia. Sì, altre due, caro mio. Ah, okay. Sai perché? Vai. Abbiamo parlato molto anche di Osvaldo quest'inverno. Okay. Sì, Osvaldo, come no? Che insomma, vabbè, anche lui, un po' un cioè per i suoi fatti di campo, ma anche fuori dal campo. Sì. E è proprio fuori dal campo che adesso si torna a parlare di lui, perché non gli va bene neanche l'ultima che sei... Oddio, che immagine! Ma perché va dato in onda queste persone? Anzi, successa una cosa che ovviamente non i nostri telespettatori non hanno visto, però abbiamo avuto un impatto con Andrea Simeoni, il nostro shock, cameraman, che davvero scioccherebbe anche il più navigato degli amanti dell'horror. Comunque, stavo dicendo, ha avuto anche un figlio con l'ultima, con l'ultima sua compagna. Però Osvaldo non si ferma, si ferma con la squadra, perché molto probabilmente non... Col Boca è finita. È finita la liaison col Boca, inizia però quella con un'altra ragazza, che è quella che vediamo nella fotografia. Insomma, sembra che ci sia questo flirt con questa ragazza, una cantante rock, si chiama Militta Mora. Militta. E si parla già di un prossimo matrimonio a tempo di record, così, capisci? Già, lui è così, l'amore lo... lui... non so come spiegarti, l'amore è come se ti arrivasse una pallonata in faccia. Come se ti arrivasse una pallonata in faccia, e l'amore non riesci neanche ad evitarlo. Quindi capisci? Io dovrei darti un po' d'amore in questo momento. Tipo Moviola. Proviamo, facciamo la Moviola. Darti un po' d'amore. Oh, così. Spaccato tutto. C'è il microfono, ha spaccato tutto. Che... vabbè, ma tu devi abbassarti, peraltro. Scusa. Sono le nozioni base del calcio. Un colpo di petto. Colpo di petto sul microfono. Comunque. Perfetto. Sì. Così sembra che ci sia questo inizio di storia con questa ragazza, e anche
anche un possibile matrimonio in atto. Okay. Chi si è Oh, intanto ci sente anche Paolo Poggi. Ciao Paolino. Allora, chiudiamo con Paolino. Chiudiamo con Paolino? Sì, chiudiamo con Paolino Poggi che mi sembra che essere è tornato a colori accettati. Colori da mortali, sì, 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 solo leggermente abbronzato adesso. Hai capito? Non è solo, c'è insieme degli amici in studio. No, grazie, ci vediamo domani. Senti un po', Paolo, per quello che possono significare due gol, belle aperture, cioè, seriamente parlando, qualcuno si vedeva che, voglio dire, o è stato giocatore o ancora la gamba. Scusa, te lo tolgo perché mi sto impiccando da solo, prego. Rimangono ancora queste soddisfazioni, perché comunque alla fine sembra niente, però far gol poi si fa finta di niente, sì. Però un po' di soddisfazione la danno sempre i gol. Ma stavo cercando di dirti prima che il problema non è giocare, ma perché veramente è un divertimento esagerato. È adesso che è il vero problema, perché si fa fatica. Tra l'altro oggi è arrivata una giornata estremamente calda, quindi sì, voglio dire, anche alle 7 quando avete cominciato faceva veramente caldo. La cosa incredibile, nella stessa squadra, due numeri 11, e Ciccio Marino. Ognuno ha conservato il suo numero. Sì, anche se è più mio che suo. No, ma se non altro per quanti anni l'ho tenuto, insomma, per presenze. Però, insomma, Ciccio è talmente buono che condivido volentieri queste cose. Tra l'altro ha fatto gol anche lui, vi siete divisi proprio tutto. Anche perché se non faceva gol avevamo finito di vivere tutto, la partita durava due ore. Effettivamente, nell'occasione del gol avete fatto di tutto, proprio gira questa palla. No, ha bisogno ancora di queste cose, nonostante l'età, ha bisogno di far gol. Senti, l'ultimissima cosa, tecnica. Allora, abbiamo visto Paolo Poggi che arretrava, come negli ultimi tempi di carriera, però abbiamo visto un Cinello sulla fascia e un Calori in versione attaccante, sì. Centrobuono. Arrivava più prima, no, non dico cattiveria, però Gianfranco sorprendente, assolutamente, ha una gamba di un calciatore moderno proprio. E Sandro invece ha la stessa voglia che aveva quando giocava, impressionante. Gli mancava solo la fascia oggi, però dice ancora le stesse cose. Insomma, chiama i movimenti. Chiama i movimenti, insulta. Sì, perché magari non si sentiva da fuori, però dice esattamente le stesse cose che diceva una volta, vuol dire che lo spirito è ancora quello di un 25enne che ci ha dato tante soddisfazioni a tutti e a noi che eravamo dei ragazzini comandati da quello là, ci ha dato tanto aiuto. Ringraziamo Paolo, mi sa che siamo in chiusura con la trasmissione, ditemi un po' se ce la facciamo a tirare fuori ancora un ospite oppure no, chiedo vostre indicazioni, non mi pare vedendo... Siamo già lunghi, Campazzo. Allora niente, dai, li teniamo per lo speciale, andate i prossimi chiosco, che sentiamo. Salamella, birra via, e divertitevi così. Riprendete un po' le forze. Perfetto. Ci dicono salamella, chiosco e birra. Perfetto. Sto girando il messaggio a Paolo. Bene. Grazie ragazzi, vi salutiamo. Grazie Massimo, grazie Paolo. Ci salutiamo anche noi. Torniamo tutti alla fine. Venerdì. Venerdì alle 20, come sempre, adesso l'appuntamento estivo è questo, Social Channel, mercoledì e venerdì dalle 20 alle 21 con questo personaggino qui, molto raccomandabile. Ciao.